Signore e signori, amiche ed amici del Master of Champions, buonasera, buonasera a tutti ed eccoci ritrovati con la F2 che fa tappa per la sua seconda gara di questo campionato 2019, su Formula 1 2019 in Bahrain. Siamo giunti al Gran Premio del Bahrain sul circuito di Al Zakir, Gran Premio che si tiene in notturna. A breve andremo a vedere un po' le tratti caratteristici di questa pista che, come detto, si correrà sotto le luci artificiali. Siamo quasi pronti, ci troviamo all'interno della lobby e aspettiamo che tutto venga ultimato per l'inizio della sessione. Attendiamo che tutti i piloti vadano a entrare qui nella lobby e poi procederemo con la presentazione della pista e di tutte le altre caratteristiche precedenti della precedente gara che si è tenuta in Australia a Melbourne. Un attimo di pazienza, cari ragazzi, e a breve dovrebbe partire la lobby per poi andare all'introduzione delle tre manche di qualifica e alla presentazione del circuito e di un po' delle precedenti gare, della precedente gara tenuta in Australia. Una griglia piloti che sembra abbastanza folta in questo Gran Premio. Vediamo ben 17 piloti all'attivo, quindi a breve saremo pronti per iniziare. Sul circuito cosa possiamo dire? Possiamo dire che è un circuito da cui si disputa il Gran Premio odierno di Formula 1 dal 2010, un circuito che per la sua prima edizione nel 2010 si è svolto alle luci del giorno, mentre poi dall'edizione susseguente 2011 ha iniziato nella sua canonica, che lo vede tuttora già presente nel calendario Formula 1, della corsa sotto i riflettori della luce artificiale. Una pista, come possiamo dire, molto tecnica ma anche con parecchi 2-3 punti importanti, dove per quanto riguarda gli assetti si richiede anche una buona velocità di punta, soprattutto in 2-3 rettilinei dove è possibile effettuare i sorpassi. È una pista molto tecnica, come detto, perché sia la parte del primo settore che il settore centrale arrivano sono un susseguirsi di curve che mettono a dura prova anche il livello aerodinamico e la trazione delle vetture. La scorsa gara in Australia si era conclusa con la vittoria del pilota Mercedes Matteo Profilo. Vediamo questa sera con questi piloti all'attivo chi andrà a
ad aggiudicarsi questo Gran Premio del Bahrain. Vediamo soltanto il check dei piloti che vanno per far iniziare la lobby e poi potremo procedere con il racconto della prima manche di qualifiche. Ricordiamo che ci sono tre qualifiche, Q1, Q2 e Q3, articolate in vari minuti di qualifica. Per esempio nel Q1 troveremo, come dire, 18 minuti in cui i piloti andranno a effettuare i tempi per evitare l'eliminazione, la tagliola della prima eliminazione nel Q1, e poi via via con Q2 e Q3, con nel Q3 dove si andrà ad andare alla lotta per la pole position. Ecco qui che parte il countdown, quindi ci siamo quasi. Tempo che sta per finire, la sessione sta per iniziare e quindi siamo quasi pronti per entrare nel vivo di questa telecronaca. Siamo quasi. Ricordiamo, come detto, dal precedente Gran Premio d'Australia c'era stata l'affermazione del pilota Mercedes Matteo Profilo, che si era imposto con regolando di circa 5-6 secondi l'Alfa Romeo Racing di Mike. Andiamo ad introdurre tutte le informazioni per rendere ancora di più dettagliata la. Per chi ci segue da casa, e ora aspettiamo che i piloti vadano in pista per introdurre anche i segreti di questo circuito, come detto, dove si corre in notturna con i riflettori accesi. Primo pilota ad andare in pista, come citato poc'anzi, troviamo proprio il secondo classificato, reduce dal podio ottenuto nel Gran Premio d'Australia, Mainello 29, che è andato in pista con la sua Alfa Romeo Racing. Eccolo qui, gomma rossa. Ricordiamo che su questa pista la Pirelli porta come le tre mescole che poi saranno le tre mescole effettive per ogni Gran Premio, la gomma più morbida che vediamo dall'onboard di Mainello 29, che è la gomma soft, banda rossa. Gomma gialla, l'intermedia scelta dalla Pirelli, la gomma gialla che è la medium, e la gomma più dura che è la gomma hard a banda bianca. Mainello pronto, sta scaldando i pneumatici, ci darà ed è il primo pilota che si andrà a lanciare.
è quello che entra nell'ultimo rettilineo che lo fa ad arrivare all'ultima curva. Andiamo un po' anche nei segreti di questo circuito. È un bordo come Mainello che quasi va leggermente largo prima di partire per il suo giro. Si arriva qui a gas aperto, ottava marcia, 334 km/h, fino a staccare Profondi in curva 1, in seconda marcia, per poi fare subito una gobbettina tra curva 2 e curva 3. Ecco qui la zona DRS è andata in vigore in questa stagione in questo circuito, nella seconda zona DRS. E poi si arriva alla fine del primo settore con riferimento per Mainello 28.711. Poi arriviamo a uno dei punti critici, come detto poc'anzi, del circuito di Al-Zakir, che si arriva a questa curva, curva 7, in discesa. Molto importante frenare al punto giusto, la affronta in seconda marcia il pilota Alfa Romeo Racing. E ora entra sta per arrivare all'arrivamento del settore 2, il pilota svizzero della scuderia Alfa Romeo Racing, che ferma il crono in 1.07.618, quindi ultime curve per Mainello 29. Che va sul traguardo e chiude il suo primo giro cronometrato in 1.29.526. Vediamo se ci sono altri piloti lanciati. Metano, mentre Jedorion fa il miglior tempo, 1.28.745 per il pilota Racing Point. Vediamo se ci sono altri piloti lanciati. Luis Espoo è partito ora. Vediamo PPL Niki Lauda. Per ordine di tempo abbiamo la Toro Rosso di Metano 420, eccolo che entra nell'ultima curva, quarta marcia, affronta il pilota Toro Rosso. Tempo da battere 1.28.7, è un tempo più alto, 1.31.255. Arriva il pilota austriaco BP L. Niki Lauda, eccolo qui che entra nel rettilineo e fa segnare un 29.9 che lo mette in terza posizione. Vediamo dei piloti che sono in pista, lanciati. Erotant è partito adesso per il giro lanciato con la sua Haas. Alessandro con la sua Williams Racing, settore centrale. Attenzione alle bandiere già, bandiera gialla nel settore 2, Alessandro proprio in prossimità del settore 2, forse qualche pilota che rallenta per lasciare strada. Rettilineo. Eccolo qui che lo porta alla fine, alla chiusura del suo primo giro cronometrato. Ultima curva. Va sul traguardo il pilota Williams. Tempo da battere 1.28.7. Alessandro fa segnare un 1.29.994. Mentre arriva Matteo Profilo con la sua Mercedes, stampa il miglior crono assoluto, 1.28.300 davanti alla Racing Point di Jedorian per 4 decimi abbondanti. Vediamo dei piloti scesi in pista, Erotant con la sua Haas, sta per chiudere il giro, proprio sul rettilineo del traguardo. 1.31.1, ottava posizione. Vediamo Mullen. Settore centrale, vediamo invece Org Dario chiude il giro in 1.31.129, ottavo. Quindi per ordine di tempo, Mullen che sta per chiudere il giro con la sua Red Bull. Seguito da Nanni Baroni e poi VPR Giuliano. Quindi Mullen va sul traguardo con la sua Red Bull Racing e fa segnare un interessantissimo 1.29.404 che lo mette in terza posizione. Andiamo su Nanni Baroni. Nanni Baroni entra ora nell'ultima curva.
con la sua Mercedes, il suo compagno di squadra è lì davanti a tutti con 1.28.316. Vediamo Nanni Baroni come chiude il suo primo giro cronometrato ed è la migliore prestazione, quindi due Mercedes a dettare il passo. Si inserisce davanti a tutti, il primo pilota a scendere sotto il muro dell'1.28, Nanni Baroni 1.27.888. Vediamo dei piloti ancora lanciati, mentre VPR Giuliano completamente senza alettone procede lentamente, quindi forse c'è stato un contatto che ha coinvolto il pilota Alfa Romeo Racing, che lo vediamo procedere lentamente con tutta l'ala anteriore danneggiata, proprio senza alettone completamente. Peccato che non abbiamo potuto vedere il motivo del contatto, mentre vediamo se ci sono altri piloti lanciati, mentre sono scesi in pista anche il rosso 93 con la sua McLaren, Lello Borelli, pilota appartenente ai riserve che stasera corre in Renault, ed eccolo qui, e Dalba che con l'altra Renault è già partito. Quindi andiamo on board con il pilota Renault, che percorrenza di curva 2 e curva 3, apertura DRS, staccata profonda, terza marcia, subito andare a inserire la quarta, e sta per chiudere il primo settore, Dalba 1978, 28-1 primo settore. Ha una vettura davanti che è quella di Jorg Dario, che speriamo non gli dia problemi nel giro sulla stessa in uscita da curva 6, e ora entra nella temutissima curva 7, discesa, la affronta in prima marcia addirittura, leggermente largo, sfrutta tutto il cordolo e poi andare ad azionare la seconda zona di RS. Vediamo il primo crono che farà segnare il pilota Renault, che sta arrivando alla fine del settore 2. Anche può sfruttare anche una leggera scia che gli offre la Williams di Jorg Dario. Eccolo che entra nel rettilineo che precede l'ultima curva. Vediamo il pilota numero 22 della scuderia francese. Entra ora nell'ultima curva, tempo da battere per di Nanni Baroni 1.27.888, Dalba si ferma in quarta posizione 1.28.507. Vediamo nei piloti ancora stesso tempo, troviamo il rosso con la sua McLaren, che anche lui sta per chiudere il giro, il suo primo giro cronometrato. Ancora prima però Lello Porelli, che ha fatto un 28.8 ma ha avuto un taglio curva e dovrà rilanciarsi, quindi per ordine di tempo andiamo sul rosso che sta per chiudere il giro. E va sul traguardo fermando il crono in decima posizione 1.29.565. Quindi troviamo ancora senza un tempo Leon Catanese con la sua Ferrari, l'Alfa Romeo Racing di VPR Giuliano, Lello Borelli che a fine primo settore fa un interessante 28.2 e Joe DJ 91 che è andato proprio ora in pista. Mentre saluto tutti i ragazzi che si stanno unendo alla chat della live e gli auguro un buon divertimento e una buona visione. Lello Borelli, apertura DRS e sta per arrivare alla fine del settore 2. Questa bellissima vettura gialla e nera, la giallona della Formula 1, la Renault, davvero una bellissima vettura esteticamente. Lello Borelli, settore centrale, vediamo che ha davvero pochissimo hertz, come vediamo in basso in sovraimpressione. Entra ora nell'ultima curva e va sul dritto. Tempo da battere di 1.27.888, Lello Borelli si mette in nona posizione 1.29.332, chiedo scusa. Quindi troviamo ancora stesso tempo Leon Catanese con la sua Ferrari, VPR Giuliano che è partito ora per il giro lanciato e Joe DJ che per ordine di tempo, se non vado errato, sì, è davanti a Leon Catanese. Quindi andiamo per ordine con il pilota Haas, che sta arrivando alla fine del settore 2, e poi subito dopo andremo a seguire anche la prestazione della Ferrari di Leon Catanese. Rettilineo,
Ultima curva per Joe DJ, tempo da battere 1:27.888 della Mercedes di Nanni Baroni. Joe DJ si ferma in decima posizione con 1:29.303. Andiamo sul Leon Catanese, che era subito alle sue spalle, 28.0, e questo è già un ottimo giro che mette il pilota Ferrari a un decimo dalla migliore prestazione della Mercedes di Nanni Baroni, 1:28.036. Mentre troviamo ancora senza un tempo VPR Giuliano, che sta per chiudere anche lui il suo primo giro lanciato. Col qui che entra nell'ultima curva, molto deciso e preciso l'ingresso in curva 15. VPR Giuliano va sull'apertura di RS, va sul dritto con 1:30.027, che per il momento lo pone escluso in sedicesima posizione, quindi a 4 minuti e 50 dal termine. Troviamo i due piloti che rischiano: l'Alfa Romeo Racing di VPR Giuliano e la Williams di Org Dario 13. Vediamo se il pilota Alfa Romeo Racing sta ancora tirando il suo giro. Andremo a vedere subito la fine del primo settore. Si migliora di 41 millesimi, quindi restiamo sul pilota Alfa Romeo Racing che è a rischio eliminazione, deve cercare di rimanere di 3 decimi dalla quindicesima posizione occupata dall'AS di Aerotant. Ah, forse qui leggermente l'arco in uscita dalla curva 7. Vediamo come sarà il riferimento del settore 2, se si sta migliorando oppure ha perso quel leggero errorino. No, infatti ha perso il ritardo di un secondo netto, quindi non si migliora nel settore centrale VPR Giuliano, mentre Leon Catanese ha migliorato il suo crono scendendo solo anche lui come Nanni Baroni sotto il muro dell'1:28, 1:27.907. Seconda posizione, vicinissima al tempo di Nanni Baroni, che a sua volta è nel secondo run e arriva ora nel settore centrale. Vediamo il pilota toscano, no, tempo alto nel settore centrale, il pilota toscano della Mercedes. Mentre troviamo nelle ultime posizioni, che sono tornati in pista, Aerodant, che arriva ora a fine primo settore e si migliora. Andiamo, seguiamo il pilota Haas, che in quindicesima posizione ha migliorato di 4 decimi nel suo primo settore. Attenzione a una vettura avanti, mentre ci sono delle bandiere gialle esposte nel settore 1. Settore 1, settore 2, bandiera gialla. Ora subito rimosse, quindi qualche rallentamento di qualche pilota da monitorare. Aerodant, Luis Espo, che se non vado errato è appena davanti a Aerodant, quindi Luis Espo, veloce di crono, che si migliora di quasi 8 decimi nel settore centrale, quindi a seguire. Luis Espo che entra nell'ultima curva, eccolo qui che va sul traguardo. Vediamo se riesce a migliorare il 29.5 che ha fatto segnare prima. Sì, migliora in maniera molto molto considerevole, 9 decimi, 1:28.593. Aerodant anche lui si migliora, 1:28.676. Eccolo qui, quindi balzo in avanti di questi due piloti, Luis Espo ed Aerodant, che hanno fatto davvero un ottimo secondo tentativo e si mettono virtualmente in sesta e ottava posizione. Troviamo quindi ora nelle ultime posizioni Org Dalio e VPR Giuliano, con l'Alfa Romeo Racing di Giuliano che... no, tempo alto del primo settore, tempo alto. Andiamo su Dalio con la sua Williams, mentre saluto anche gli altri ragazzi, i due piloti Mercedes che proprio stanno correndo, e gli auguro un grosso in bocca al lupo. Vi saluto e li ringrazio, gli do un grosso in bocca al lupo per questa qualifica e gara. Mentre Dario in uscita dalla 6, una scodata l'abbiamo vista, che lo fa, gli fa abortire il giro.
scodata davvero riuscita a tenere con un grasso soprasterzo. Quindi a meno di un minuto al termine troviamo il rosso in quindicesima posizione e virtualmente eliminati Org Dario e VPR Giuliano. Con il pilota Alfa Romeo Racing che ha forse un ultimo tentativo per cercare di trovare il giro buono per metterlo in Q2. No, rientra in box, quindi qualifica finita per VPR Giuliano che viene eliminato nel Q1, partirà in 17ª posizione. Vediamo Dario che si rilancia, che è virtualmente in 16ª posizione, arriva alla staccata di curva 1. Buona l'uscita, va a azionare il DRS mentre trepennano bandiera sia quasi tutti i piloti. Seguiamo Org Dario che sta cercando un disperato tentativo per riuscire a evitare l'eliminazione da Q1. Fine primo settore, 28,6, migliora di un decimo. Deve togliere ancora qualcosina. Attenzione, leggero soprasterzo. E qui tocca il cordolo e commette, forse va a vanificare un buon primo settore. Con questa uscita in soprasterzo dopo aver pizzicato il cordolo esterno, infatti decelera drasticamente, consapevole di aver commesso un errore che gli vanifica la possibilità di entrare nel Q2. Quindi vediamo che Org Dario procede lentamente. Vediamo se ci sono altri piloti lanciati. Giovinazzi subito alle sue spalle, che vediamo se sta ancora tirando. Settore centrale, no, più alto di 4 secondi, quindi neanche lui. Abbiamo il quadro completo, quindi per questa prima manche di qualifica che vede la migliore prestazione della Mercedes di Nanni Baroni, che ha stampato il crono in 1:27.888, e gli eliminati che non andranno a far parte del Q2 sono la Williams di Org Dario 13 e l'Alfa Romeo Racing di VPR Giuliano. Quindi ora aspettiamo il countdown che vada a terminare e poi entreremo nel vivo della Q2. Ecco qui il ricapitolo delle posizioni. Come detto, la Mercedes di Nanni Baroni leader per questo Q1 con 1:27.888, via via tutti gli altri con gli eliminati che sono Org Dario e VPR Giuliano. E vedo anche, strana questa cosa, perché Niki Lauda viene classificato in 15ª posizione con un buonissimo 28,9 e me lo segna in 15ª posizione. Non ho ben capito se c'è stato un bug nel gioco oppure lo andremo a vedere subito all'apertura della Q2. Eccoci qui pronti per assistere alla seconda manche di qualifica. Vediamo i piloti che scelte andranno a fare per con che gomma andranno a effettuare il tempo.
con cui poi dovranno partire. Ricordo che appunto la gomma con cui i 10 piloti che si andranno poi a giocare la lotta per la pole position, la gomma che sceglieranno i piloti e con cui si qualificheranno, poi verrà utilizzata all'inizio del Gran Premio. Subito piloti che vanno in pista, che se non vado errato sono ancora una volta come nel Q1 l'Alfa Romeo Racing di Mainello, e subito alle sue spalle la Williams di Alessandro. Troviamo Mainello, gomma media, gomma banda gialla scelta dal pilota Alfa Romeo Racing, e mentre Alessandro, che si trova in pista con gomma hard, banda bianca. Quindi per ordine di tempo andremo a seguire la prestazione di Mainello 29 e poi successivamente quella della Williams di Alessandro. Mainello 29 va a zigzagare per cercare di mandare per bene in temperatura i pneumatici sotto questo splendido panorama che riserva il circuito di Al-Shakir, con questi riflettori, davvero anche con il gioco ben curato, molto ben curato quest'anno, con questi bellissimi riflettori, bellissime luci che danno davvero una sensazione molto molto realistica del Gran Premio del Bahrain. Mainello, eccolo che sta arrivando all'ultima curva per poi andare a partire con il suo giro cronometrato. Andiamo on board col pilota Alfa Romeo Racing, arriva la staccata di curva 1, frontata bene in seconda marcia, molto stretto vicino al cordolo, molto preciso in frenata in curva 1, esce bene qui anche con una buona trazione, va a azionare il DRS, prima zona DRS, terza marcia, e sta per darci il primo riferimento del settore 1, 28388, attenzione qui leggermente largo, però riesce bene in uscita a trovare la giusta traiettoria, anche qui leggermente lungo in frenata, leggera correzione in uscita. Ora va a inserire la copertura in curva 7, anche qui stavolta buono l'ingresso ed uscita da curva 7, apertura ala mobile, rettilineo, quarta marcia, molto deciso e aggressivo a sfruttare tutto il cordolo che lo porta alla fine del settore 2. Attenzione delle bandiere gialle nel settore 2. Mainello intanto ferma il crono 1.7745. E ora entra sul rettilineo che lo porta all'ultima curva per andare a schiudere sul giro lanciato e darci il primo riferimento per questa Q2. Va sul traguardo Mainello 29, 1.29.892. Vediamo Alessandro subito alle sue spalle. Ma credo abbia commesso un errore, sì, ha commesso un errore perché il suo settore crono nel settore 2 è molto molto alto. Quindi vediamo se ci sono altri piloti lanciati alle sue spalle. Joe DJ con la sua Haas chiude il giro anche lui con gomma media. Vediamo il crono che andrà a darci il pilota Haas 1.29.123. Bel giro per Joe DJ che rifila 7 decimi a parità di mescola all'Alfa Romeo Racing di Mainello 29. Vediamo se ci sono altri piloti lanciati. Lello Borelli 29,9, terzo, anche lui gomma media con la sua Renault. Mentre arrivano per ordine di tempo Aerodant con l'altra Haas, e subito alle sue spalle credo ci sia Medano, sì, Aerodant 29,6, quindi prima fila virtuale per le due Haas, arriva Metano con la gomma hard, e questo è un ottimo giro con gomma hard 1.29.807, terza posizione per il pilota Toro Rosso. Mentre c'è un ritiro, Alessandro ha commesso un errore in settore 2, vediamo se riesco ad andare a capire cosa può essere successo al pilota Williams. Purtroppo non sono riuscito a capire bene questo errore che ha portato all'incidente la Williams di Alessandro.
Mentre troviamo ancora stesso tempo Nanni Baroni che è partito per il giro lanciato, sta arrivando alla fine del settore 1 il pilota Mercedes. 28-2. Scenografica questa inquadratura con dove si vede l'interno di questa splendida vettura, la freccia d'argento della Mercedes e il casco anche del pilota. Rettilineo. Il pilota numero 9 della scuderia di Brackley. 1-6-4, settore centrale, sta per chiudere il giro Nanni Baroni. Visualmente in prima posizione troviamo la As di Giudice con 1-29-123. Vediamo il pilota Mercedes che tempo andrà a segnare, anche lui con gomma media. Rettilineo, apertura DRS ed è la migliore prestazione con davvero un gran bel giro con gomma media 1.28.352 per Nanni Baroni che va a bissare la prestazione del Q1 con un ottimo giro con gomma media. Vediamo dei piloti in pista, troviamo, se non vado errato, per ordine di tempo Luis Espoo e subito alle sue spalle c'è la McLaren di rosso, quindi proprio di tempo la Ferrari di Luis Espoo. Largo, 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 leggermente largo, mentre c'è una bandiera gialla nel settore 2 subito di rimossa, quindi da qualche rallentamento. Vediamo se è un giro che anche qui leggermente sul codolo, forse leggermente largo nella percorrenza della curva. Luis Espoo va sul traguardo, vediamo il tempo che farà segnare il pilota Ferrari, che è un tempo alto infatti, per duplice quell'errore, 1.34, vediamo il rosso con la sua McLaren, 1.29.7, gomma rossa però per il rosso, che si mette in quinta posizione, sesta ora perché viene battuto il suo crono da Lelio Borelli, che fa segnare un ottimo 29.0 con gomma media. Dei piloti ancora allo stesso tempo, troviamo Jet Odion. Per ordine di tempo andiamo sul pilota racing point e poi subito ci sposteremo sull'altra Renault, quella di Talba. Jet Odion, eccolo qui, con la sua racing point. Ultima curva per Jet Odion, tempo da battere 1.28.352, un fatto segnale dalla Mercedes di Nanni Baroni. Jet Odion, quarta posizione 1.29.101, buon giro per il pilota Racing Point. Andiamo su Talba con la sua Renault, settore centrale. Dalba entra sull'ultima curva, vediamo il tempo che farà segnare il pilota Renault che va sul traguardo e si mette in seconda posizione con un ottimo giro con gomma media 1.28.643 a circa quasi 3 decimi dal tempo di Nanni Baroni. Buon giro per il pilota Renault Dalba. Mentre vediamo ancora stesso tempo Leon Catanese e Matteo Profilo. Per ordine di tempo il pilota Ferrari sta per chiudere il giro. Vediamo il crono che farà segnare Leon Catanese, quarta posizione 1.28.937, anche per il pilota Ferrari un buon giro. Andiamo sull'altra Mercedes, quella di Matteo, che arriva su rettilineo ed è la migliore prestazione. Le due Mercedes a dettare il passo per questa Q2, Matteo Profilo 1.28.309, gran bel giro. Rifila 43 millesimi al suo compagno di squadra e si mette lì davanti a tutti per questo Q2 quando mancano 4 minuti e 52 al termine. E troviamo a rischio eliminazione Mullen che ancora senza tempo e parte per il giro lanciato ora. E Luis Espoo che per ordine di tempo ha migliorato il primo settore in 28,6 e ora sta arrivando alla fine del settore 2. Quindi vediamo il pilota Ferrari che si migliora di 8 decimi, attenzione, sta per fare un ottimo passo in avanti. Vediamo
Buon settore centrale per Luis Espo. Vediamo come percorre ultima curva, terza marcia. Rettilineo, va sul traguardo Luis Espo, 29,4. Artiglia la decima posizione con un buon giro. E si mette dentro. Vediamo Mullen con la sua Red Bull, l'unica Red Bull superstite che su Q2 è complice un bug clamoroso. Là, il suo compagno di squadra PPL Niki Lauda, che è complice un bug dato da gioco non, dopo che aveva fatto segnare un buon 28,9 nella prima manche di qualifica. Complice un bug, non è il computer l'ha estromesso dalla lotta per il Q2. Mullen, ultima curva. Tempo di Mullen che si mette dentro, nona posizione, 1:29.305, tira giù Luis Espo. Mentre sono tornati in pista anche la McLaren di Rosso 93 e la Toro Rosso di Metano, che anche loro sono fuori virtualmente. Luis Espo, tempo alto nel settore centrale, vediamo Mullen se si sta ancora migliorando, se sta ancora spingendo. Vediamo Mullen, mentre poi andremo a seguire anche Luis Espoo che è tornato in box a 2 minuti e 30, deve fare un giro d'uscita velocissimo per cercare di trovare il tempo per fare un ultimo giro lanciato. Mullen, settore 1 non si è migliorato e credo che anche nel settore 2, vediamo. Mullen, un minuto, meno di 2 minuti al termine. Questa Q2. Mullen rientra ai box. Quindi andiamo sul rosso che è già partito per il suo primo giro lanciato. Non si migliora per il primo settore, 28,8. Insieme al primo settore, subito alle sue spalle andremo a monitorare anche la Toro Rosso di Metano. Rettilineo per il pilota McLaren che sta per chiudere. Ah, qui una leggera correzione nell'impostare la curva. Si migliora di 2 decimi nel settore centrale che ah, qui largo, largo, largo. Vediamo l'ultimo settore se riesce a trovare. Lo spunto giusto per artigliare la decima posizione. Il rosso va sul traguardo e non ce la fa. Si migliora di 1 decimo. 29,6 e rimane in dodicesima posizione, meno di un minuto a tempo. Andiamo su Metano che sta arrivando anche lui per chiudere il giro. Va sul traguardo il pilota Toro Rosso ed è un ottimo 28,7. Si tira su Metano e si mette in quarta posizione con gomma gialla. Attenzione ora Aerodant. Con la sua AS, migliorato il primo settore di 4 decimi, si migliora anche nel settore centrale, gomma rossa, 8 decimi, ce la potrebbe fare Aerodant. Non deve commettere errori in questa ultima curva. Aerodant, rettilineo. Vediamo il crono che fa segnare, 28,5, terzo, gomma rossa, si tira su, quindi vediamo se manca soltanto il rosso. No, tempo alto nel settore centrale, quindi
Abbiamo anche il quadro completo per questa Q2, dove troviamo anche, come nel Q1, una Mercedes davanti a tutti. È quella di Matteo Profilo, che ha stampato il crono di 1.28.309, con subito vicinissimo il suo compagno di squadra Nanni Baroni, poi via via tutti gli altri: Erodant, Darba, Metano, Mainello, Leon Catanese, Lello Borelli, Jetavarion e Joe DJ. Questi 10 piloti andranno a giocarsi la lotta per la pole position. Gli esclusi che non, dal Q3 troviamo: undicesima posizione per Mullen, la Red Bull di Mullen, dodicesima posizione per la Ferrari di Luis Espoo e tredicesima posizione per la McLaren di Il Rosso 93. Mentre per un incidente troviamo, partirà in 14ª posizione la Williams di Alessandro. Questo è il quadro completo per questa Q2. Quindi ora aspettiamo che vada ad ultimarsi il tempo rimanente e poi andremo per tuffarci nel Q3 per la lotta alla pole position nel Q3. Qui, eccole qui, il riepilogo delle posizioni, quindi andranno a giocarsi la seconda qualifica della stagione qui in Bahrain. Due Mercedes, quelle di Matteo Profilo e Nanni Baroni, le due As di Erodant e Joe DJ, le due Renault, quelle di D'Alba e di Lello Borelli, la Toro Rosso di Metano, l'Alfa Romeo Racing di Mainello, la Ferrari di Leon Catanese e la Racing Point di Jet Dorion. Gli eliminati dal Q2, come detto, la Red Bull di Mullen, la Ferrari di Luis Espoo, la McLaren di Il Rosso 93 e, per incidente, non ha potuto girare per via di un incidente, la Williams di Alessandro. Eccoci qui, pronti per la terza manche di qualifica, quella che assegnerà la pole position del Gran Premio del Bahrain. Quindi subito piloti che vanno in pista e, se non vado errato, vediamo il primo pilota che mi comparirà nel monitor per capire chi è andato in pista. È la Renault di D'Alba. Quindi il pilota per Renault, no, è il primo pilota a scendere in pista per questo Q3, seguito alle sue spalle dall'Alfa Romeo Racing di Mainello. Quindi per ordine di tempo D'Alba, Mainello, poi, se non vado errato, c'è la Ferrari di Leon Catanese, e subito alle sue spalle la Racing Point di Jetavarion. Quindi questo è l'ordine che andremo a seguire per questa Q1. D'Alba è il primo pilota che si andrà a lanciare. Qui il pilota Renault che sta per ultimare il giro di lancio, mentre troviamo tutti ora in pista, ad eccezione della As di Erodant, che è rimasta ai box. D'Alba, eccolo qui, rettilineo, gas aperto, apertura di RS, parte per il giro lanciato. Andiamo on board con lui. Cada di curva 1, leggermente largo, ha dovuto inserire la prima marcia per poi subito andare ad innestare le marce più alte.
Vediamo il riferimento alla fine del settore 1. Subito alle spalle anche c'è Mainello, che poi a breve andremo a seguire alla chiusura del giro per Dalba. 28-0 per il pilota Renault. Rettilinea, apertura al DRS, sembra un giro finora molto molto pulito e preciso per il pilota Renault, che sta arrivando al rilevamento del settore 2. Settore centrale, ferma i crani in 1.06.073. Ah, qui forse leggermente largo, però non mi sembra abbia perso moltissimo. Vediamo come entra nell'ultima curva. Dalba sta per chiudere il giro. Apertura DRS, eccolo qui, passo il traguardo 1.27.846. Ottimo giro per Dalba. Vediamo Mainello subito alle sue spalle, che transita, arriva ora sul traguardo. Ed è leggermente più alto, 28.3. Vediamo. Subito alle sue spalle, Cedorion 28-0, Lyon Catanese 28-5, arriva però Matteo Profilo 1.27.795, ma subito per 2 millesimi, Nanni Baroni si mette davanti al suo compagno di squadra 1.27.793. Vediamo i piloti al cross al tempo. Metano rientra ai box, non chiude il primo giro. Vediamo tra Giorgi e Lello Borelli per ordine di tempo. Lello Borelli entra nell'ultima curva, terza marcia. Vediamo il crono del pilota Renault, il suo compagno di squadra, eventualmente in seconda fila, terza posizione. Lello Borelli 28 e 6, settimo. Vediamo Giorgi 28 e 6 anche per lui, ottava posizione. Quindi, dopo la prima tornata di tempi, troviamo le due Mercedes ancora una volta in prima fila con Nanni Baroni, pensate, davanti al suo compagno di squadra per 2 millesimi, 1.27.793 per il pilota toscano e 1.27.795 per il suo compagno di squadra. Vediamo che ora tutti i piloti sono nel giro di rientro. Mainello non dietro ai box, riprova un altro giro lanciato, quindi a breve lo andremo a seguire. Lyon Catanese, Cedorion rientra ai box, Lello Borelli tempo alto, mentre c'è Herodant, che è già partito per il giro lanciato, ancora senza tempo il pilota Haas. Quindi andiamo on board con il pilota Haas, che è nel settore 2. Settore centrale per Herodant 1.6.433, sembra un buon settore centrale. Vediamo come affronta il rettilineo, che poi lo porta all'ingresso nell'ultima curva. Sul traguardo Herodant 1.28.314, quinta posizione, si mette lì in quinta posizione virtualmente in terza fila. Mentre Mainello non migliora il settore centrale, vediamo se decide di no, rientra i box, quindi non chiude il giro il pilota Alfa Romeo Racing. A 5 minuti dal termine, la quiete prima di scatenare la tempesta con l'ultimo tentativo disponibile per i piloti. Herodant procede lentamente mentre tornano in pista Dalba
e Nanni Baroni. Quindi per ordine di tempo andremo a seguire ancora una volta il pilota Renault, che si trova più avanti sul tracciato rispetto al pilota Mercedes. Dalba, ecco che si lancia per il suo secondo tentativo. Rettilineo. Apertura di DRS per il pilota Renault. Che va alla chiusura del primo settore, dove non si migliora per 70 millesimi, fa segnare un 28.143. Attenzione, qui leggermente largo, no, riesce a tenerla inserendo la prima marcia per poi andare a innestare tutte le marce più alte. Vediamo il riferimento cronometrico nel settore centrale per Dalba. Settore centrale per Dalba e non si migliora, paga 6 decimi, tempo più alto per il pilota Renault. Vediamo Nanni Baroni, migliore il primo settore, 28.0, tornando in pista anche il suo compagno di squadra che è partito proprio dal giro lanciato, mentre Dalba sta chiudendo il giro che l'aveva visto per peggiorarsi nel settore centrale. Infatti non si migliora, 28.5, ci dovrà riprovare il pilota Renault. Andiamo sulla Mercedes di Nanni Baroni, migliorato il primo settore di 42 millesimi, un interessante 28.0. Migliora anche il settore centrale di 53 millesimi. Andiamo on board con questa freccia d'argento che sta per chiudere il giro virtualmente in pole position a 2 minuti dal termine. Entra nell'ultima curva, molto aggressivo nell'ingresso. Vediamo il crono che fa segnare Nanni Baroni, 1.27, non si è migliorato per 16 millesimi, 1.27.809. Vediamo il suo compagno di squadra che ha migliorato il settore centrale di 78 millesimi. Siamo sul filo, dipende tutto dall'ingresso nell'ultima curva per Matteo Profilo. Terza marcia, buona l'uscita. Va sul traguardo, attenzione, 27.5, miglioramento di 2 decimi e pole position virtuale per Matteo Profilo, 1.27.599. Bel giro per il pilota Mercedes. Vediamo subito se ci sono altri piloti. Si inserisce Joe DJ in quinta posizione, 28.114, in sesta posizione perché ora viene scalzato dalla Ferrari di Leon Cadanese, 1.27.854, 1 minuto dal termine. Metano ancora senza il tempo, lo sta facendo segnare ora. Metano, ultima curva, mentre siamo a meno di 1 minuto dal termine. Matteo Profilo è virtualmente in pole position. Vediamo Metano come chiude il giro. È un 1.28.2, ottavo, il pilota Toro Rosso. Vediamo davanti, Matteo Profilo alzato, ha rallentato mentre Mainello si mette a sandwich tra le due Mercedes, 1.27.727. Bel giro per il pilota Alfa Romeo. Vediamo Nanni Baroni, no, rientra in box. Non chiude giro, quindi seconda fila virtuale per Nanni Baroni. Vediamo Leon Cadanese, migliora di 2 decimi il settore centrale. Leon Cadanese, ultima curva, si stava migliorando di quasi 3 decimi nel settore 2. Vediamo come chiude giro, attenzione perché può essere all'area degli ossi di Matteo Profilo. Leon Cadanese, secondo, 1.27.704, prima fila per il pilota Ferrari.
Vediamo se ci sono altri piloti lanciati. Vediamo Mainello 28-0 primo settore. Mentre troviamo Metano che è più indietro, mentre Lello Borelli taglia ora il traguardo con la settima piazza 1-28-101. Quindi andiamo a monitorare Mainello e poi Metano per chiudere questa qualifica. Vediamo Mainello. Eh no, non si è migliorato nel settore centrale. Più alto di un secondo e mezzo. E infatti rientra in box, quindi vediamo l'ultimo pilota a prendere bandiera, sarà Metano, ma che anche lui un crono alto. Quindi possiamo dirlo, la pole position del Gran Premio del Bahrain se la va a prendere la Mercedes di Matteo Profilo, 1.27.599, questo è il crono stampato dal pilota Mercedes. Quindi la griglia di partenza di questo Gran Premio del Bahrain sarà così composta: prima fila Matteo Profilo, Leon Catanese, seconda fila Mainello, Nanni Baroni, in terza fila Dalba, la Renault di Dalba con la Racing Point di Cedorion, quarta fila per Lello Borelli, Joe DJ, e chiudono in quinta lo schieramento dei primi 10 in quinta fila Metano e Aerodant. Questo è il quadro completo della seconda qualifica della stagione F2 qui in Bahrain. Eccole qui le posizioni: 1.27.599, il tempo della pole fatta segnare da Matteo Profilo. E poi via via tutti gli altri, come detto in precedenza. Distacchi ridottissimi, pensate il decimo che è Aerodant, per farvi capire quanto è stata tirata questa Q3, ha preso dalla pole di Matteo, beh, solo 7 decimi. Quindi tutti i distacchi, tutti i tempi dei piloti molto molto ravvicinati. Eccoci qui, pronti per questi 29 giri che si prospettano scoppiettanti dopo delle qualifiche emozionanti che hanno visto preparare la Mercedes di Matteo Profilo. Ora attendiamo che i piloti vadano a preparare le strategie in gara e poi saremo pronti per il... per questi 29 giri che con cui si aprirà il Gran Premio del Bahrain. Ancora prima però ci sarà il giro di formazione. Ecco qui, come detto, giro di formazione molto importante per mandare in temperatura i pneumatici. Andiamo a vedere il dettaglio delle gomme per capire un po' che nei primi 10 troviamo tutti i piloti che partiranno con gomma media banda gialla, eccezione fatta per la decima posizione della Haas di Aerodant, che partirà in decima posizione con gomma soft, ed è l'unico pilota che partirà con la mescola più morbida, poiché i piloti dalla undicesima fino alla diciassettesima posizione anche loro partiranno con gomma media. Quindi andiamo un po' sul pilota Mercedes che sta percorrendo le curve nel settore 2, qui serve una vettura molto piantata
Ecco qui che aspettiamo soltanto l'accensione dei 5 semafori che... vanno a far partire l'accensione di questo campione del Bahrein. Eccolo qui. 3, 4, 5, spedito via, via, via il campione del Bahrein con un buon spunto della Mercedes di Matteo Profilo. Vediamo subito se c'è Pagarre in staccata di curva 1. Nanni Baroni va all'interno e stabilisce l'1-2 Mercedes. Matteo Profilo, Nanni Baroni, attenzione lì dietro ci sono stati dei contatti. Non ho visto grandi. Non so bene cosa fosse successo, safety car virtuale. Una bandiera gialla che safety car virtuale si riparte con Matteo Profilo, le due Mercedes vicinissime. Subito alle sue spalle Gedeon che finisce largo in uscita da curva 7. Matteo Profilo, Nanni Baroni, Gedeon, Mainello, Luis Espo, Jody J, Leon Catanese. Mentre Erodante perde posizioni, ala danneggiata per il pilota Haas che è scivolato in sedicesima posizione, mentre c'è una battaglia tra il rosso e Dalba, anche Dalba con ala danneggiata. Se non vado errato, sì, fa fatica nella percorrenza della curva. Infatti viene subito insidiato dalla Williams di Alessandro e subito alle sue spalle c'è la Red Bull di Niki Lauda. Matteo Profilo, giro veloce, ma gli è molto vicino, mentre Jody J, forse anche lui coinvolto in un contatto al via. Dalba anche lui box, Jody J, Dalba, Metano. Questi piloti probabilmente coinvolti nel caos della partenza. Mentre le due Mercedes sono vicinissime con Matteo Profilo davanti e Nanni Baroni ad inseguire dietro a pochi decimi. Mentre Matteo Profilo fa un errore e perde la posizione, o forse c'è stato un gioco di squadra. Subito alle loro spalle si incolla la Racing Point di Cedario che è in terza posizione. Attenzione, battaglia per la settima posizione con il rosso molto vicino a Leon Catanese. Mentre torniamo davanti perché c'è un pacchetto di piloti tutti e quattro sotto il secondo. Mainello vicinissimo a Cedorion. Matteo Profilo che sta facendo leggermente fatica. Attenzione a non toccare il cordolo lì. È stato molto molto vicino il pilota Mercedes. Vediamo che c'è una battaglia con il rosso che è molto vicino a Leon Catanese. Lo infila complice l'errore di Leon Catanese. Ora viene anche attaccato dalla Red Bull di Niki Lauda. Attenzione, i due in battaglia. Il pilota Red Bull va all'interno e passa e prende l'ottava posizione. Gara di monta. Attenzione, Cedorion è molto vicino a Matteo Profilo che è un po' in difficoltà, leggermente in difficoltà il pilota Mercedes. E minaccioso il pilota Racing Point Cedorion, molto vicino. Si butta all'interno, taglia la chicane! E qui credo che debba restituire la posizione, un ingresso un po' avventuroso. Non credo, non ci sia stato il contatto. Non c'è stato nessun contatto, no, vettura integra per il pilota Mercedes.
avuto un solo un grosso spavento. Attenzione per l'ottava e nona posizione con Alessandro che è vicino alla McLaren di rosso. Alessandro ancora vicino, ma mentre torniamo davanti perché c'è Dorion ancora vicinissimo a Matteo Profilo che sembra in difficoltà per un inizio un po' così in salita per il pilota Mercedes. Attenzione anche a Mainello, subito vicino a Cedorion, rettilineo. Occhio anche a Cedorion, occhio a Cedorion che si avvicina moltissimo sul dritto. Vicino, 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 si fa proprio vedere all'esterno. Lungo Matteo, attenzione in uscita da curva 2, ci potrebbe provare con l'apertura di RS, esce meglio Cedorion. Vicino, prova addirittura all'esterno. Quasi andando oltre, no, prende la posizione, il sorpasso sembra portato a termine, sì. Seconda posizione per la Racing Point di Cedorion. D'Alba fa il giro al veloce, 1.32.710. Si incolla anche Mainello, mezzo secondo dalla Mercedes di Matteo Profilo. Occhio a Cedorion che recupera, ha recuperato mezzo secondo a Nanni Baroni. Bandiera gialla, settore 2. Attenzione. E Alessandro, il pilota Williams in difficoltà, credo anche abbia la danneggiata, perde posizioni, ha perso la nona posizione nei confronti di Mullen. In difficoltà, mentre vediamo che per la sedicesima posizione VPR Giuliano è vicino alla Haas di Aerodant. Torniamo però davanti, torniamo davanti, Matteo Profilo ancora sotto il secondo da Cedorion. Vicino, 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 prende la scia, si fa vedere all'interno, vediamo se prova a staccarla, no, si fa vedere soltanto, attenzione a Mainello anche alle sue spalle. Vagare tra i piloti, mentre Nanni Baroni per via di questa par respira, 2 secondi il suo vantaggio nei confronti della Racing Point di Cedorion. Ancora vicini i due, mentre Nanni Baroni allunga, 2-3 di vantaggio nei confronti di questo terzetto di piloti che si sta giocando la seconda posizione virtuale. Attenzione per l'ottava posizione perché Mullen è molto vicino anche alla McLaren di rosso. Torniamo davanti però, non me ne vogliono i piloti dietro, ma c'è una battaglia molto ravvicinata, tre piloti incollati, tutti e tre sotto il secondo. Nanni Baroni stampa il giro record, 1.32.329. Matteo Profilo si avvicina, è staccata, quasi tampona la resimpa di Cedorion, ma vediamo se prova a frittarne, mentre Mullen ha preso la posizione sui rosso, che però si mantiene ancora in scia all'esterno. Prova all'esterno. Attenzione staccata di curva 1, Mullen sembra davanti, si allunga, prende l'ottava posizione. Occhio anche per la sesta e settima posizione con PPL Nick Lauda vicino alla Renault di Lello Borelli. Mentre davanti il vantaggio di Nanni Baroni si mantiene costante sui 2 secondi e 4, 2 e 5. Mentre Matteo Profilo si è leggermente staccato, siamo a circa 8 decimi da Cedorion.
Mentre occhio a Niki Lauda, Niki Lauda è molto vicino a Lello Borelli, attenzione, apre il DRS, il pilota Red Bull gli concede l'esterno, qui è molto difficile, Lello Borelli va lungo, errore in frenata per Lello Borelli, posizione guadagnata facile, da qui PL Niki Lauda che sorprende con l'incrocio di traiettorie, complice un errore di Lello Borelli, prende la sesta posizione. Attenzione, torniamo davanti perché Matteo Profilo è molto vicino, ancora una da rettilineo, qui è molto vicino, apre la mobile, vicino, vicino, prende la scia, grande velocità sul dritto e passa, si riprende la seconda posizione, la Mercedes di Matteo Profilo, attenzione a Cetonio, non all'esterno, ma Matteo riesce a chiudere il sorpasso e a riprendersi la seconda posizione a circa 2 secondi e 9 da recuperare nei confronti del suo compagno di squadra Nanni Baroni. Mainello, anche lui ha fatto spettatore a questa battaglia ed è circa 6 decimi da Gedorion. Mentre troviamo per la dodicesima posizione, attenzione perché il tuo DJ è vicino ad Alba. I due sono racchiusi in meno di un secondo, con anche Alba che sta recuperando nei confronti della Williams di Jorge Dario. Gedorion, attenzione perché è molto vicino, ancora si mantiene sotto il secondo da Matteo Profilo che qualcosina sta ad occhio recuperando, 2-7 da Nanni Baroni, il suo compagno di squadra. Occhio anche a Mainello che si mantiene distanziato, attenzione Gedorion, Gedorion è molto vicino, vediamo sul dritto se riesce. Apertura DRS, attenzione perché è molto vicino, sfrutta il DRS, si avvicina tantissimo, in staccata, si fa vedere, ma Matteo riesce, chiude, riesce a tenere per il momento la seconda posizione. Mentre occhio per battaglia per l'undicesima posizione occupata da Dario con Dalba che si è incollato nei confronti del pilota Williams, va lungo, lungo, lunghissimo, quasi tampona la Williams di Dario con Joe DJ che ne potrebbe approfittare. Attenzione rettilineo per il pilota Haas che si fa vedere all'interno, i due appaiati, c'è un leggerissimo contatto, Joe DJ va dentro e prende la dodicesima posizione, riesce a sorpassare Dalba. Ancora Dalba si fa rivedere. Torniamo però davanti, attenzione davanti, perché Matteo Profilo ha perso tantissimo nell'ultimo giro e Gedorion e Mainello sono di nuovo lì, molto vicini. Luis Espo prende 3 secondi di penalità, attenzione sul rettilineo perché Mainello è vicinissimo a Cetorion, si accoda per tentare di uscire bene dall'ultima curva per provare l'attacco, sovrasterzo, riesce a tenere la vettura, perde terreno per questo errore. Attenzione Cetorion vicino, prende la scia, gli concede l'esterno, la mette di Matteo Profilo, vediamo se prova l'incrocio in uscita da curva 2. Attenzione qui alla seconda zona di RS, si mantiene ancora molto vicino. Jorge Dario prende 3 secondi, ancora gli concede l'esterno, la Mercedes di Matteo Profilo che si tiene per il momento la seconda posizione. Bellissima lotta tra questi tre piloti, finora molto molto corretta, con Nanni Baroni che ne approfitta, 3 secondi e 4 di vantaggio per il pilota Mercedes che sta cercando di scappare via per creare un bel gap di vantaggio. Mentre vediamo per la dodicesima posizione, attenzione ad Alba che ora cerca di passare la Williams di Jorge Dario, gli concede l'esterno il pilota Williams, Dalba se lo prende, vediamo se Dario ricompare, contatto ruota, c'è stato un ruota contro ruota. Ancora Dalba ha deciso di andare all'ingresso,
Qui è difficilissimo passare, riesce però a passare. Dario anche deve fare un controsterzo per evitare l'incidente. Ne approfitta Medano, la vecchia volpe, ad inserirsi ed andare lui, ora lui all'inseguimento di Dalba. Mentre c'è Dorian ancora vicinissimo all'esterno, ancora ci prova. Vediamo la staccata di curva 1, i due ancora appagliati. E prende la posizione, vediamo se Matteo prova a rispondere con la seconda apertura della seconda zona di RS. Vediamo, si fa vedere, ma qui non ce la fa. Cetorion si riprende la seconda posizione e subito alle sue spalle, sempre in maniera attendista, dopo questi 10 giri c'è l'Alfa Romeo Racing di Mainello. Attenzione, per la dodicesima posizione Metano all'esterno di Dalba, lo passa e prende la dodicesima posizione. Stacca Juba 1, Dalba però prova di mettersi all'interno, riesce a riprendere la posizione. Vediamo se Metano va all'esterno, attenzione, quasi prende la ghiaia il pilota Toro Rosso. Bagari incredibile tra questi due piloti. Metano è riuscito a fare un traverso per rimettere in pista la vettura dopo aver preso dello sporco in uscita da curva 3. Attenzione a Mainello che ha preso, ci siamo persi il sorpasso di Mainello nei confronti della Mercedes di Matteo Profilo, e ora c'è Mainello all'inseguimento della Racing Point di Cetorion. Quindi Matteo Profilo virtualmente ora fuori dal podio, ha perso due posizioni di colpo. Attenzione, Mainello ai box, prova l'undercut, era molto vicino. Prova l'undercut il pilota Alfa Romeo Racing. Vediamo che gomma va a mettere, gomma hard per Mainello. Si ferma ai box anche la Red Bull di Mullen. Anche per lui comanda, i box anche in rosso, anche la McLaren in rosso, che vediamo che cosa andrà a montare il pilota McLaren, anche lui Gourmand. Virtualmente tornati, Mainello in settima posizione a circa 10 secondi dalla Renault di Lalo Borelli, mentre troviamo, attenzione perché c'è Leon Catanese che sorprende male, i due sono però vicinissimi. Un rincontro ravvicinato tra Ferrari e Red Bull. Leon Catanese sembra averla meglio. Mentre attenzione perché Dalba ancora si mantiene sotto il secondo. Vediamo se Mullen fa sfruttare il vantaggio di mescola di ben 8 giri nei confronti della Ferrari di Leon Catanese. Mentre torniamo davanti perché Niki Lauda è vicinissimo alla Ferrari di Luis Espo. Mentre Cetorion si ferma in box, anche Matteo Profilo. Sosta in contemporanea per il pilota Racing Point e il pilota Mercedes. Ai box anche Luis Espo, quindi prende la seconda posizione la Red Bull di Niki Lauda, che ha da recuperare 14 secondi nei confronti della Mercedes di Nanni Baroni, che guida da leader del Gran Premio del Bahrain dopo averla ottenuta nel percorso del primo giro. Mentre attenzione, vediamo una battaglia per l'undicesima posizione con Leon Catanese vicino alla Renault di Dalba. Occhio anche davanti perché Cetorion è tornato davanti a Mainello, si è riformato il gruppetto di questi tre piloti. Sono tornati tutti e tre vicini, quindi non è andata a buon fine. Mentre Aerodant passa in staccata di curva 1 la McLaren lì in rosso. Occhio per l'undicesima posizione con Leon Catanese che va all'interno di Dalba. I due appaiati, attenzione, c'è un ruota a ruota. Leon Catanese sembra averla spuntata, attenzione per Dalba che ora va nel cerone in uscita. Mullen spettatore da dietro, lungo Dalba, vediamo se Mullen ne approfitta e Dalba perde la vettura
Ecco il motivo della bandiera gialla. E rompe nuovamente l'ala. Mentre Nanni Baroni si ferma ai box e ha messo la gommard ai box anche per Niki Lauda. Lello Porelli, anche lui rientra ai box. Nanni Baroni già in uscita dai box, mentre troviamo, attenzione, Matteo Profilo, pal appaiati due, ruota ruota con Mainello, appaiate la staccata di Lupano, vediamo chi la spunta, e l'interno ancora Mainello, ruota ruota bellissimo, grande battaglia tra questi due piloti. Mainello riesce a tenersi la terza posizione nei confronti della Mercedes di Matteo Profilo. Mentre altra battaglia tra Niki Lauda e Alessandro, con Niki Lauda che ha appena messo gommarde, la gomma più fresca, c'è un leggero contatto. C'è stato un contatto tra i due. Con Alessandro che rimane davanti. Mentre torniamo qui tra questi tre piloti che non si vogliono lasciare anche dopo il pit stop. Oh, contatto, contatto, contatto. Mainello, Jetorion, molto aggressivo Mainello ad andare all'interno di Jetorion. Stato molto aggressivo. Nanni Baroni scappa via. 7 secondi e 2 di vantaggio per il pilota Mercedes, mentre lui Sespo va all'interno di Niki Lauda e passa e si prende la sesta posizione. Buona gara all'esordio finora per il pilota che questa sera è in Ferrari, il pilota facente parte del gruppo riserva. Attenzione Mainello, Mainello in staccata di curva 1 va dentro su Cedorion e riesce a prendere la seconda posizione. Si è un po' staccato nei confronti di questi due piloti. Matteo Profilo ci risegue a circa 7 decimi. Alessandro ai box nel corso del 14° giro. Luis Espoo e Niki Lauda ancora vicinissimi, vicinissimi col pilota Red Bull che si fa vedere. Va all'interno di curva 4. Ruota, ruota, leggerissimo. Non c'è stato contatto. Attenzione, i due ancora appaiati. Appaiati, chi la spunta Luis Espoo per il momento. D'Alba prende 3 secondi e Niki Lauda finisce largo, errore, errore del pilota Red Bull, con Jetorion che perde anche la posizione nei confronti della Mercedes di Matteo Profilo. Quante battaglie, tante battaglie in pista, grandi lotte finora dopo questi 14 giri. Ne mancano ancora 15. Nanni Baroni davanti a tutti con un vantaggio di 7 secondi e 2 nei confronti dell'Alfa Romeo Racing di Mainello, che ha preso un po' di margine nei confronti della Mercedes di Matteo Profilo. Nanni Baroni, giro veloce 1:32.283, passo strabiliante del pilota Mercedes. Matteo Profilo però risponde e stampa lui il giro record 1:32.153. Si sta riportando nei tubi di scarico dell'Alfa Romeo Racing di Mainello. Niki Lauda box ha avuto, forse ha commesso un errore e mette la gomma gialla e sostituisce l'ala anteriore. Torniamo davanti perché Matteo Profilo ancora si riavvicina nei confronti della Alfa Romeo Racing di Mainello. Mentre Jetorion si è un po' staccato, 1 secondo e 1, 1 secondo e 2, ora attenzione a Matteo Profilo. Apre il DRS, attenzione, molto vicino. Molto vicino, molto vicino. Scusa, molto vicino Matteo Profilo, battaglia anche per la 12ª e 13ª posizione a monitorare con VPR Giuliano vicino ad Alessandro. Attenzione, bandiera gialla nel settore 1.
Bandiera gialla che non va via nel settore 1. Vediamo cosa può essere successo. Forse Dario? Forse Org Dario ha commesso un errore. Non sono riuscito a capire. Matteo Profilo ancora sotto il secondo. Mentre Cedorion ha perso terreno. 1,9 di ritardo. Nei confronti di questa coppia di piloti che si sta giocando la seconda posizione del Gran Premio del Bahrain. Attenzione alla battaglia anche per l'ottava e nona posizione con Leon Catanese. Ora sale sopra il secondo il suo ritardo. Mentre Giuliano è molto vicino nei confronti della Williams di Alessandro. Attenzione sul trettino. Quasi va a tamponare in curva 1 il pilota Williams. Mentre troviamo Matteo Profilo molto vicino. Attenzione, si fa vedere. Si fa vedere negli specchietti nei confronti dell'Alfa Romeo Racing di Mainello. Matteo Profilo molto vicino, molto vicino. Matteo Profilo molto vicino, attenzione alla staccata di curva 1. Mentre Metano fa il giro record 1:32.088, pilota Toro Rosso che è in settima posizione. Attenzione a Matteo Profilo, vicinissimo a Mainello. I due ancora separati da 1:04, mentre Cedorion recupera qualcosina a 1:03 di ritardo, sceso il suo distacco. Niki Lauda, giro veloce 1:31.135. Mentre vediamo ancora battaglie per la dodicesima e tredicesima posizione con VPR Giuliano che è molto vicino ad Alessandro e subito alle sue spalle troviamo proprio la Red Bull di Niki Lauda. Bandiera gialla nel settore 3, attenzione, subito rimossa. Mentre Niki Lauda sfrutta forse un errore dell'Alfa Romeo Racing di VPR Giuliano e si guadagna la tredicesima posizione. E ora si porta molto vicino anche nei confronti della Williams di Alessandro. Attenzione Alessandro, tocca il cordolo e si ritira e fa ritirare anche Giuliano. Il pilota Williams abbia toccato il cordolo interno e poi abbia perso la vettura e che VPR Giuliano non è riuscito ad evitarlo e anche lui ritirato mentre lui stesso prende 3 secondi di penalità. Abbiamo appena visto questo brutto incidente con coinvolti Alessandro e VPR Giuliano, nato tutto da un errore, purtroppo scaturito dal pilota Williams che proprio nella curva che stanno appena affrontando Mainello e Matteo Profilo ha preso troppo cordolo interno, ha perso la vettura ed è schizzato verso le barriere che si trovano al lato destro. Quindi doppio ritiro per Alessandro e VPR Giuliano. Matteo Profilo ancora sotto il secondo da Mainello. Purtroppo questo errore ha compromesso la gara di entrambi i piloti, sia del pilota Williams che del pilota Alfa Romeo Racing. Troviamo distacchi abbastanza sgranati da tutti i piloti. Attenzione Leon Catanese a 1,0 da Mullen, però ancora non è riuscito ad entrare sotto il secondo. Joe DJ ai box, Joe DJ nel corso del 19° giro si ferma ai box, vediamo che andrà a montare il pilota Haas.
Attenzione, battaglia tra Giorgio e Nikita Lauda, con Giorgio che è appena uscito dai box con gomma fredda. Vediamo se il pilota Red Bull va ancora, si fa vedere, ma qui sembra allungare leggermente Giorgio. Matteo Profilo ancora sotto il secondo da Mainello. Attenzione perché trovano, se non ho visto male, un doppiato davanti a loro, che se non vado errato è la Williams di Orgdario, sì, che si trova in quindicesima posizione. Profilo molto vicino ancora a Mainello, siamo 9 tornate a termine, Nanni Baroni a vantaggio di 7 secondi e 7 nei confronti di questa coppia piloti che si sta giocando la seconda posizione. Occhio anche a JDJ sotto il secondo dai rosso per attigliare il punticino, la decima posizione. Vicino, vicino JDJ, vicino JDJ, va all'interno e prende la posizione, vediamo se il rosso prova a rispondere, no, si accoda, JDJ entra in zona punti, decima posizione, attenzione a Matteo Profilo, ancora vicinissimo a Mainello. Matteo Profilo ancora vicinissimo, mentre Dario con grande sportività e onestà lascia transitare entrambi i piloti che si stanno giocando la seconda posizione. Occhio a Cedorion che ha recuperato 3 decimi, sotto di nuovo 2 secondi, il suo ritardo 1,7. Bandiera gialla nel settore 2, attenzione, nel settore 3 chiedo scusa, rimossa. Matteo Profilo ancora vicinissimo nei confronti dell'Alfa Romeo Racing di Mainello, mentre Leon Catanese va ai box. Bandiera gialla nel settore 1, attenzione, rimossa, quindi qualche pilota in difficoltà. JDJ, giro veloce, 1.31.0.11. Matteo Profilo ancora vicino nei confronti dell'Alfa Romeo Racing di Mainello. Orgdario prende 3 secondi, mentre c'è una battaglia con Niki Lauda che prende la zona punti, sorpassa il rosso. Mentre Rio Catanese è rientrato in pista in dodicesima posizione, ha montato la gomma soft, banda rossa. Attenzione ancora Matteo Profilo, ancora sotto il secondo da Mainello, qui è molto più vicino, deve preparare l'attacco in uscita dall'ultima curva, se vuole tentare di andare alla caccia del secondo posto. Attenzione, molto vicino, il rosso prende 5 secondi di penalità per limiti della pista superati, Mainello, Matteo Profilo vicino, vicino ma ancora non sufficientemente vicino per cercare di buttare dentro la sua Mercedes. Nanni Baroni, vantaggio rassicurante a 7 giri da termine, 8 secondi netti di vantaggio. Matteo Profilo ancora vicino, ancora vicino. Il rosso prende 3 secondi di penalità, non ci sono grandi battaglie finora, eccezione fatta per questa che vede la lotta per la seconda posizione tra Mainello e Matteo Profilo. Attenzione, errore di Mainello, Matteo Profilo ne potrebbe approfittare in uscita, vicino, 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 abbagliato il rettilineo, riesce, vediamo se Mainello prova all'esterno ancora, ancora leggermente largo e Matteo Profilo ne approfitta nuovamente per prendersi, attenzione qui. Matteo Profilo prende complice l'errore di Mainello, si riprende la seconda posizione.
Allora, Mainello vicino, vediamo, attenzione sul rettilineo. Apre il DRS, è molto vicino, molto vicino, molto vicino, molto vicino, prende la scia, mentre c'è una bandiera S02, Mainello all'esterno di curva 1 e riesce all'esterno, ma il profilo va all'interno. Grande correttezza tra questi due lati, grande battaglia, sorpasso e contro sorpasso tra Mainello e Matteo Profilo. Ora Matteo Profilo ancora all'esterno, non riesce però a portare leggermente un altro leggero errore per Mainello, troppo deciso sul corner, ma Gedarian si riavvicina. 1 e 4, li vede battagliare da lontano, ora 1 e 3. Ora Matteo Profilo sembra essersi distanziato leggermente, mezzo secondo, ma davvero grande, grande spettacolo, grande battaglia tra questi due piloti, davvero molto molto corretta e molto avvincente. Bandiera gialla ancora nel settore 2, mentre Metano si avvicina nei confronti della Ferrari di Luis Espo. Bandiera gialla, mentre c'è una squalifica della sessione. Orc Dario, probabilmente lui ha commesso un errore nel tentativo di entrare in box, è stato squalificato, ecco il motivo della bandiera gialla. Torniamo davanti perché Matteo Profilo ancora sotto il secondo, ma leggermente più lontano nei confronti dell'Alfa Romeo di Mainello. Attenzione perché Gedarian si riavvicina, li vede vicino, 1 e 5 di ritardo per il pilota Racing Point. Mentre per l'undicesima posizione Vion Catanese vicina il rosso, vediamo se proverà l'ingresso, l'attacco nel rettilineo di partenza. Occhio anche a Metano, molto vicino, mentre Leon Catanese era molto vicino, però va all'attacco in curva 1, va dentro in staccata, il rosso prova ma non riesce e Leon Catanese prende l'undicesima posizione. Occhio a Metano vicino a Luis Espo. Mentre Matteo Profilo si è un po' staccato, 8 decimi ora il suo ritardo nei confronti dell'Alfa Romeo Racing di Mainello. Attenzione a Metano, rettilineo. Molto vicino alla Ferrari di Luis Espo. Molto vicino Metano, gli concede l'esterno il pilota Ferrari. Metano se lo prende, vediamo se Luis Espo prova a restituire l'attacco in curva 1. Metano sembra aver guadagnato la posizione, vediamo se in uscita in curva 3 il pilota Ferrari riesce a riprovare un attacco. Sembra posizione guadagnata, Metano davanti a Luis Espo, preso la quinta posizione. Ancora però vicino, ancora vicino, si fa vedere il pilota Ferrari. Matteo Profilo si è riportato sotto il secondo, mentre Gedarian ha perso ancora terreno, 2,9 di ritardo, quindi probabilmente il pilota Racing Point sta, come dire, forse ha tirato un po' i remi in barca, consapevole di non poter più lottare con i piloti che ha davanti a sé. 2,9 di ritardo, mentre Matteo Profilo anche lui perde un po' di terreno nei confronti dell'Alfa Romeo Racing di Mainello. Mentre D'Alba va in box e anche lui mette la gomma rossa, gara dopo una buona qualifica, gara da dimenticare per il pilota Renault, che è rientrata alle spalle di Mainello e Matteo Profilo da doppiato.
Bandiera gialla, attenzione nel settore 2, mentre Aerodante è molto vicino al rosso. I due lottano per la dodicesima e tredicesima posizione. Molto vicino Aerodante, va all'interno del Pirola McLaren e prende in staccata con un bloccaggio anche abbastanza estremo la dodicesima posizione. Matteo Profilo ancora sotto il secondo da Mainello. I due lottano per la seconda e terza posizione. Matteo Profilo ancora molto vicino, mentre ormai siamo nel corso del 27° giro. Nanni Baroni, leader incontrastato, sin dal via, 7 secondi e 6 di vantaggio nei confronti dell'Alfa Romeo Racing di Mainello, che si porta dietro. Matteo Profilo ancora a battaglia per la seconda posizione. Ancora battaglia ravvicinata mentre Metano, cioè mentre c'è Luis Espo che è ancora sotto il secondo da Metano e sta cercando di avvicinarsi per riprovare un attacco dopo che il pilota Toro Rosso lo aveva passato qualche giro fa. Attenzione a Matteo Profilo, ancora sotto il secondo da Mainello. Mentre Nanni Baroni ha iniziato il penultimo giro. Siamo nel corso del 28° giro, D'Alba prende 3 secondi. Matteo Profilo ancora molto vicino. Ancora molto vicino, attenzione, apre il DRS, vicinissimo, vicinissimo, anche a Luis Espo. Luis Espoo si è riaffatto di nuovo sotto nei confronti di Metano, lo attacca sul rettilineo e si riprende la quinta posizione. Vediamo se Metano prova a controbattere, ma non ce la fa, non riesce a rispondere. Quindi Luis Espoo si riprende la quinta posizione. Occhio ancora a Matteo Profilo. Matteo Profilo ancora molto vicino nei confronti di Mainello. Matteo Profilo vicinissimo, vicinissimo, ancora attenzione su rettilineo, Mainello prende forse leggermente troppo cordone in uscita. Attenzione, apertura DRS, vicino, 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 prende la scia, gli concede l'esterno. L'Alfa Romeo Racing di Mainello, attenzione, due appaiati in staccata di curva 1. Chi la spunta? Matteo Profilo con un leggerissimo contatto. Non ho visto danni all'ara nei confronti di Mainello, forse c'è stato un leggerissimo ruota a ruota. Un Mainello che è ancora molto vicino, mentre Matteo Profilo leggermente largo in uscita da curva 4. Ha ristabilito l'1-2 Mercedes, noi siamo nel corso dell'ultimo giro, Nanni Baroni entra ora nelle ultime curve, ancora battaglia per la seconda posizione con Mainello. Si avvicina quasi in staccata, è andato vicinissimo.
Nanni Baroni, attenzione, entra nelle ultime curve, nel settore 2. Mentre troviamo ancora Mainello, no, sembra ancora un po' più distanziato. Nanni Baroni, un direttilino che lo precede all'ultima curva. Sta per andare a vincere il Gran Premio del Bahrain dopo una gara strepitosa. Ha costruito il suo successo in partenza con una grandissima partenza e si va a prendere meritatamente e giustamente la vittoria del Gran Premio del Bahrain. Nanni Baroni vince il Gran Premio del Bahrain davanti al suo compagno di squadra Matteo Profilo, che perde però la posizione per via delle penalità, quindi è Mainello secondo, rovina la doppietta Mercedes che c'era stata in pista. Mainello, seconda posizione, Matteo Profilo completa il podio, anche loro, anche lui un'ottima gara, si prende il terzo posto, quarta posizione per Cetorion. Mentre Jody J con Metano che si è girato, perde terreno. Errore sfortunatissimo del pilota Toro Rosso, quarta a punti vanno Cetorio in quarta posizione, Luis Espo in quinta posizione, ottima gara per il pilota Ferrari al suo debutto nella Master of Champions, sesta posizione per Mallen, anche lui gara di sostanza a punti, settimo Lello Borelli, ottavo Jody J, nono Niki Lauda, decimo Leon Catanese, ancora devono tagliare il traguardo, Aerodant undicesimo. Metano che con una gomma, ecco il motivo, con la posteriore destra forata chiude in dodicesima posizione e poi via via tutti gli altri. Splendida gara che ha visto trionfare la Mercedes di Nanni Baroni. Ora andremo per il riepilogo delle posizioni. Eccolo qui, la festa del podio con due Mercedes. Davvero grande risultato a livello costruttori per la coppia Mercedes, primo e terzo, e l'Alfa Romeo Racing di Mainello che va a centrare il suo secondo podio stagionale, no, per la seconda volta ottiene la seconda posizione. Ecco qui il riepilogo delle posizioni: Nanni Baroni vince il Gran Premio del Bahrain, secondo posto per Mainello, terzo per Matteo Profilo, quarto Cetorion, quinto Luis Espo, sesto Mallen, settimo Lero Borelli, ottavo Jody J, nono Niki Lauda, decimo Leon Catanese. Il giro veloce, se non vado errato, l'ha ottenuto Jody J con la sua AS, quindi il punto addizionale va al pilota AS che ha fermato il crono in 1:31.011. Questo è il giro veloce. E ora procedo con le interviste andando ad invitare i tre ragazzi sul podio. Chiedo scusa in anticipo per la schermata blu. Matteo Profilo, Nanni Baroni e il terzo, se non mi ricordo, sì, Mainello. Aspettiamo che i tre ragazzi si raggiungano qui in party e poi procederemo con le canoniche interviste. Ecco che ci raggiunge il terzo classificato del Gran Premio del Bahrain, il pilota Mercedes Matteo Profilo. Mercedes Matteo Profilo. C'è un po' di volume di ritorno in volume alto. Sì, infatti non lo so anch'io. Ecco qui, ora credo si sia tolto. Abbiamo sentito anche il viva voce del vincitore del Gran Premio del Bahrain, l'altra Mercedes, quella di Nanni Baroni. Nanni, buonasera. Buonasera. E anche ci ha raggiunto anche il secondo classificato, il pilota Alfa Romeo Racing, Mainello 29. Mainello, buonasera anche a te. Buonasera a tutti.
Iniziamo con queste, benvenuti a queste interviste, per questo secondo appuntamento di questa F2 in Bahrain. Partiamo subito con il vincitore della gara, Nanni, il pilota Mercedes Nanni Baroni. Nanni, complimenti innanzitutto. Grazie mille. La tua prima vittoria in carriera nella Master of Champions e il mio modesto parere, una vittoria costruita, l'hai costruita con una splendida partenza dove sei riuscito subito ad andare in testa e poi da lì è stata proprio una come una corsa sul velluto. E sì. Te l'aspettavi all'inizio della gara? Allora, partendo dalla terza piazza? Allora, intanto in qualifica potevo fare molto meglio, purtroppo l'ultimo giro ho fatto un errore, quindi è successo questo. Sono partito quarto, sapevo di poter fare una bella partenza, subito in partenza sono arrivato secondo. Devo ringraziare il mio compagno di squadra Matteo Profilo, che da subito ha visto che avevo un passo maggiore del suo e mi ha fatto passare, veramente grazie Matte. E da quel momento, subito appena preso i primi secondi, allungavo di un secondo a giro, di mezzo secondo a giro, e quindi sapevo di avercela in pugno. L'unica cosa che mi poteva fermare era un undercut, che non è successo. Quindi faccio complimenti ai suoi piloti, è stata veramente un'emozione molto grande. Abbiamo visto, anzi abbiamo visto tutti che hai avuto davvero un grandissimo ritmo in questa, soprattutto in gara. E l'altra domanda che volevo farti, c'è stato un momento della gara in cui hai detto caspita, ce l'ho fatta, l'ho portata a casa, perché abbiamo visto che hai avuto davvero un grandissimo passo, proprio staccando, anche approfittando della battaglia che c'era alle tue spalle per la seconda piazza? Allora, diciamo che dal primo al circa il ventesimo, venticinquesimo giro ho detto ora lo faccio l'errore, perché quest'anno gioco senza ABS e senza trazione, e quindi sempre succede comunque che ti scappa un errore, però mi sono mantenuto concentrato e ho cercato di fare il mio meglio ogni giro, il massimo che potevo dare. E al 25esimo giro ho detto ma veramente, cioè, ce l'ho fatta partendo dalla quarta posizione. E è stato emozionante perché ho raggiunto il mio obiettivo e speriamo di continuare così per tutta la stagione, specialmente perché siamo una bella squadra, anche io e Matteo. Assolutamente, assolutamente. Assolutamente un grandissimo, come hai ben detto tu ora, è un grandissimo risultato a livello costruttori, primo e terzo. Io ti faccio ancora i complimenti, Nanni. Prendi la vittoria, meritatissima. Complimenti anche te per la live. Grazie. Passo al secondo classificato, suo secondo podio stagionale nelle prime due gare per l'Alfa Romeo Racing di Mainello. Mainello, anche a te complimenti per questa seconda posizione. La tua gara un po' si è racchiusa in una grandissima battaglia, prima nella fase centrale della corsa con Matteo e ancora prima anche con coinvolto il pilota Racing Point Cedorion. È stata un po' una gara d'attacco la tua per raggiungere questa seconda posizione. Ma grazie per i complimenti, sono contento del risultato, ma due gare, due volte al secondo posto, speriamo di migliorare prossimamente. Sì, come hai detto tu, in partenza ho perso un paio di posizioni, visto l'esperienza della prima gara, in cui con un po' troppo a foga ho avuto dei danni all'ala, ho cercato di salvare l'ala anteriore, comunque cercando di guadagnare questo. Tutta la gara praticamente una bellissima palla con Matteo. Sto cercando di riprendermi adesso dalla fatica, dallo sforzo, la concentrazione come posto. E com'è stata un po' questa battaglia con Matteo? Io commentandola vi devo dire, anche poi lo dirò a Matteo, è stata davvero una battaglia davvero molto corretta, al limite, fatta da due grandi piloti corretti. Tu come l'hai vissuta? No, è molto furbo, perché continuava a mettermi pressione senza mai magari tentare qualcosa di estremo, che per me è quasi peggio, perché vuol dire che il pilota dietro può sempre tentarla, non sai mai quando lo farà. Cerchi sempre di ottimizzare il tuo giro nel modo migliore,
stata una bellissima battaglia, molto intensa, pulita, corretta anche dal mio punto di vista, spero di continuare così per altre 19 gare. E io ti rinnovo i complimenti, che comunque hai dimostrato in queste due prime gare davvero grandissima velocità e costanza, e partire con 2 secondi posti davvero un ottimo rendimento. Ancora complimenti, Mainello. Grazie mille. Passo al terzo classificato, l'altra Mercedes, quindi 2 Mercedes sul podio. Terzo classificato, il vincitore della scorsa gara in Australia, il pilota Matteo Profilo. Matteo, anche a te complimenti, comunque un'ottima terza posizione. Mi viene da dire, qualifica strepitosa la tua, gran pole position, però qualcosina in gara ti è mancato. C'è un po' di rammarico per non averla vinta dopo una splendida qualifica, o comunque sei ampiamente soddisfatto di questo terzo posto? Beh, per la qualifica molto soddisfatto, cioè sinceramente non me l'aspettavo di andare così bene. Era un circuito che non è nei miei standard, non lo apprezzo molto, però dato tutto, sì, in gara sì, mi mancava qualcosa, non avevo passo praticamente, infatti dai primi giri ho subito lasciato andare Nanni e ho cercato di giocarmela sullo stare in un trenino col DRS. C'è stato un po' di difficoltà nel tuo primo stint di gara, perché soprattutto nei primi giri ho visto fare qualche lungo di troppo, qualche errorino che magari ha fatto un po' mancare un po' di concentrazione per la prima fase di gara. Sì, pur avendo scaldato penso bene le gomme, non riuscivo a sterzare alla curva a gomito, praticamente andavo sempre al buco, non capivo il perché. Ho provato a girare su ritmi un po' minori, ho visto che comunque qualcosa migliorava, allora ho pensato di tenermi su quei tempi lì, poi con l'hard è cambiato tutto. Capito. Come ho chiesto anche a Mainello, voglio anche a te questa splendida battaglia che ci ha appassionato da metà gara, diciamo, perché poi nella prima parte di gara eravate in tre, poi dopo metà gara siete rimasti te e Mainello. Come l'hai vissuta e come è stata dal tuo punto di vista? Tesa, sinceramente molto tesa, però gli voglio fare i complimenti, è riuscito a gestirla bene e vabbè sì, ogni tanto qualche errorino minimo, però l'importante era mettergli pressione. Perfetto, l'hai fatta. Che poi la penalità ha dato la seconda posizione a Mainello, perché in pista era stata doppietta Mercedes proprio nell'ultimo giro, poi una penalità ha dato il secondo posto a Mainello. Ti rinnovo i complimenti, Matteo, comunque splendida terza posizione, gara molto molto solida. Ultima domanda per tutti e tre, per la prossima gara, tra 2 settimane c'è Cina, un giro rapido di opinioni, cosa ne pensate, quali sono le vostre impressioni e cosa vi aspettate? Partiamo da te, Nanni. Allora, sinceramente diciamo che dopo l'Australia, che mi sono visto per fare la prima curva, non per colpa mia, ero scoraggiato, e arrivando qui vincendo mi sento molto sicuro, quindi ho scoperto diciamo le mie capacità. È una pista un po' complicata, cioè diciamo è strana perché non si capisce bene anche per l'assetto, però penso che potrà essere interessante, penso di poter far bene. Ti vuoi già sbilanciare? Dai la caccia alla tua seconda vittoria? Oppure è ancora presto per dirlo? Diciamo che allora, sono come una porta io, non è il migliore dei paragoni, però diciamo che ora che si è aperta con questa vittoria mi sento più sicuro di me stesso, e quindi c'è meno ansia in partenza, anche in qualifica, e meno ansia anche in tutta la gara, quindi penso di poter lottare per le prime posizioni, sì. Perfetto. Mainello, tu? Aspettative, sensazioni per la Cina? Cina è una pista, come ha detto anche Nanni, molto particolare, punisce gli algoritmi, l'obiettivo è essere costanti, non sbagliare, e vediamo di continuare con i risultati di queste prime due gare, e migliorare.
Però aspettative direi di rimanere nel top 5, lottare per il top 5 e sicuramente ci sarà un gioco interessante nelle prime due. Perfetto, Matteo, te? Aspettative Un per Cino Cina? che a me piace Cino, specialmente il primo settore è molto tecnico, quindi sì, è un circuito che mi piace, complicato anche allo stesso tempo e questo rende più belle le cose. Però sì, punto a far bene come sempre, a dare il massimo, a portare il massimo per la squadra e poi si vedrà. Prometti battaglia al tuo compagno di squadra? Dopo questa Assolutamente. tensione, attenzione. Poi volevo fare Vai, 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 Nanni. inciso, diciamo. Io la prossima gara, Matteo, se devo vincere, la voglio vincere in pista, capito? Va Non perché bene. mi fai passare o altro. Attenzione, Quindi attenzione. Sfida alla accettata, prossima. Nanni. Sfida accettata tra i due piloti Mercedes per il prossimo Gran Premio di Cina. Perfetto, ragazzi, io vi ringrazio, è stata davvero una bellissima corsa, emozionante anche da commentare. Vi rinnovo i complimenti a tutti e tre, perché davvero avete fatto tutti e tre una bellissima gara. Ora ricordo gli appuntamenti, quindi la Master of Champions tornerà in pista tra 2 settimane. Per entrambe le categorie F1 ed F2 con il Gran Premio di Cina e non mi resta che salutare tutti, anche quelli che ci hanno seguito dalla live, e ringraziarli e ci vediamo, come detto, tra 2 settimane con il Gran Premio di Cina per entrambe le categorie. Un saluto a tutti, una buonanotte a tutti da Miro e dai tre ragazzi qui in party del podio. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Allora.